Grazie alla nuova direttiva europea sui servizi di pagamento, cosiddetta PSD2, operare dai propri conti correnti accessibili online sarà più semplice e sicuro. Installazione Mobile Token. Attiva il Mobile Token, il generatore di password usa e getta chiamate OTP, One Time Password. Entra nell'app Mia di Banca Popolare di Bari, inserisci username e password e clicca su Accedi. Clicca su OK nella schermata di avvio della procedura di installazione. Inserisci nel campo password il codice ricevuto via SMS o via email e clicca su OK. Per tornare sulla schermata di accesso dell'app, clicca nuovamente su OK. Inserisci username e password e seleziona Accedi. Visualizzerai la pagina di generazione del codice PIN personale. Inserisci un codice PIN personale formato da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre e clicca su Procedi. Nella schermata di accesso all'home page dell'app, inserisci il codice PIN definito precedentemente e clicca su Procedi per eseguire il primo accesso. Accesso all'Internet Banking d'app. Inserisci username e password e clicca su Accedi. Digita il codice PIN personale precedentemente generato, formato da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre, e clicca su Procedi. Autorizzare un pagamento tramite app è semplice. Compila i campi relativi all'operazione da effettuare. Clicca su Procedi. Inserisci il codice PIN personale e clicca su Autorizza. Accesso all'Internet Banking da PC Desktop. Inserisci username e password sull'home page di Mia per PC Desktop. Avvia l'app dallo smartphone e senza eseguire l'accesso, clicca su Mobile Token. Clicca su PIN, inserisci il codice PIN personale nella pagina successiva e clicca su Genera OTP. Inserisci il codice di 8 cifre generato nel campo Codice OTP. Autorizzare un pagamento da PC Desktop è semplice. Avvia l'app dallo smartphone e senza eseguire l'accesso, clicca su Mobile Token. Fai clic dallo smartphone su QR Code per attivare la fotocamera e inquadra il QR Code contenuto nella finestra Codice di conferma del desktop. Sul tuo cellulare apparirà la schermata nella quale dovrai inserire il codice PIN personale e cliccare su Genera OTP. Sul desktop inserisci nel campo Codice di conferma il codice generato visualizzato sullo smartphone. Clicca su Procedi per autorizzare il pagamento. PSD2 e Mobile Token. Più facile e più sicuro operare online.